Un presidio di solidarietà qui a Favara per il popolo afgano. Sì, io sono il riferimento dell'Assemblea regionale siciliana nel forum regionale contro la violenza di genere e sentiamo fortissimo insieme al centro antiviolenza Gloria che oggi ha organizzato questo evento l'esigenza di stare vicino al popolo afgano ma soprattutto alle donne afghane che sono quelle che stanno per essere più penalizzate perché avevano fatto tante battaglie per fare riconoscere il loro ruolo, per avere un ruolo sociale importante, per poter studiare. E oggi con i talebani tutto questo torna indietro. Quindi noi dobbiamo gridare forte per chi non ha voce e le donne afghane oggi hanno bisogno del nostro aiuto e del nostro grido. Ecco questo momento importante, come è importante anche la raccolta degli indumenti, l'aiuto e la solidarietà che il popolo siciliano sta dando al popolo afghano che in questo momento vive una tragedia infinita che è quella dei talebani. Non da ultimo l'orgoglio siciliano di sapere che la pilota donna è riuscita a portare l'ultimo aereo di donne e di uomini e di bambini afghani in porto nonostante sia stato mitragliato dai talebani e quindi abbia subito un attentato terroristico. Ecco, questa è la Sicilia che vogliamo, la Sicilia che aiuta e che tende la mano a chi ha bisogno. Oggi chi ha bisogno sono le donne afghane. È importante esserci perché tutto quello che sta succedendo in Afghanistan è veramente grave. E non possiamo far finta che questo non stia accadendo, quindi Favara vuole esserci, siamo scesi in piazza, il centro antiviolenza Gloria, sportello LGBT è sceso in piazza per le donne, a supporto delle donne, dei bambini e di tutto il popolo afgano. Cosa possiamo fare? Spesso mi chiedono. L'importante è già esserci, vediamo di smuovere, chiediamo a chi ci governa di dare un aiuto, ognuno con le proprie risorse. Il nostro presidio di oggi era assolutamente aperto a tutti, abbiamo invitato cittadini, uomini e donne, e le forze politiche, le parrocchie, abbiamo invitato tutti. E a rappresentanza del forum contro le molestie, il forum permanente contro le molestie e la violenza di genere, ci sarà stasera con noi l'onorevole Giuseppe Savarino, che ci ha veramente abbracciato subito questa nostra iniziativa. E ora fra gli ospiti vedo che è con noi pure l'assessore regionale alla salute, l'assessore appunto Ruggero Razza. Quindi vediamo adesso che iniziamo anche eventuali interventi imprevisti. L'importante è esserci, ognuno con le proprie risorse, fare qualcosa. Ci dobbiamo interrogare di quello che possiamo fare.